Bologna Fiere H2O con Antonio Junior Ruggiero, giornalista, direttore di CH4, Gruppo Italia Energia, che tra l'altro organizza questo convegno, questa mattinata, dove abbiamo parlato di GNL. Ecco, vuoi così raccontare e fare un po' un sunto, no, delle tematiche e anche degli spunti di discussione che sono emersi nel corso di questa giornata? Assolutamente, noi oggi abbiamo parlato di opportunità, un'opportunità che è il gas naturale liquefatto, che viene considerato da moltissime analisi internazionali come il game changer del mercato del gas. Perché? Perché consente una diversificazione degli usi finali, e oggi durante questo convegno abbiamo fatto proprio questo, abbiamo descritto questa diversificazione di usi, principalmente l'uso del GNL come carburante navale, e ci sono molti gruppi che ci stanno credendo, ci sono ordini di navi a GNL della MSC Crociere, della Royal Caribbean, c'è il gruppo Caronte Tourist che sta sperimentando questa soluzione nello stretto di Messina, quindi ci sono persone, soggetti industriali che stanno mettendo dei soldi su questa possibilità di usare il GNL nei come carburante navale, con degli inevitabili guadagni dal punto di vista ambientale ed anche economico. Ma il GNL è una soluzione anche per la mobilità pesante stradale. Lì il problema è diverso, lì abbiamo bisogno di una rete di distribuzione del GNL alla mobilità pesante più diffusa. Ci potremmo riuscire attraverso il recepimento della direttiva DAFI europea di cui abbiamo parlato adesso, che deve essere recepita entro il 18 di novembre, e quello sarà l'impulso maggiore allo sviluppo di questa rete di distribuzione. Il GNL è una soluzione anche per altre problematiche, ad esempio la metanizzazione dei comuni non raggiunti dalla rete dei gasdotti nazionali, dalla rete SNAM. Stiamo parlando di 1200 comuni in Italia che potrebbero ottenere attraverso il GNL una soluzione energetica per il loro fabbisogno. Una moltitudine di opportunità che deve essere sostenuta da che cosa? Dagli stakeholder istituzionali, che devono supportare con delle normative ad hoc lo sviluppo di questo settore, certo, a fronte di un comparto industriale già pronto, già formato in buona parte grazie al metano, che soprattutto nei trasporti terrestri in Italia è una eccellenza, sì, mondiale, e da una sensibilità anche del consumatore, che soprattutto rispetto a quelle soluzioni che sono più compatibili con l'ambiente ha un favore crescente in questi anni, grazie un po' alle campagne di sensibilizzazione che si stanno portando avanti. Grazie ad Antonio, H2O, Bologna Fiere.